Salve, sono Giuseppe Campochiaro e sono un cicloturista. Mi sono avvicinato a questo fantastico mondo 4 anni fa ed oggi una nuova sfida, quella della conduzione, per far conoscere voi questo fantastico mondo su 2 ruote. Dove siamo? A Verona, al Cosmo Bike. Siamo all'interno di uno stand di Etic Sport e ovviamente non poteva mancare uno stand che parlasse di prodotti integratori per gli sportivi e siamo qui in compagnia con Franco Donati, sono l'amministratore di ES Italia che è proprietario del brand Etic Sport. Allora, ci puoi parlare un attimino di questi prodotti e soprattutto dell'ultima novità? Allora sì, nell'ultimo periodo, praticamente negli ultimi 8-10 mesi, Etic Sport ha sviluppato uno dei prodotti più innovativi che ci sono sul mercato. È sostanzialmente un'evoluzione di quelle che sono le vecchie maltodestrine. Si tratta di un prodotto costruito sulla base di destrine cicliche altamente ramificate, un termine un po' complesso, che sostanzialmente ha l'efficacia di una super maltodestrina che genera energia in maniera lenta e graduale. Ve lo faccio vedere, lo prendo, ce l'ho qui vicino a me. Questo è il prodotto. Ha delle caratteristiche molto molto particolari, in particolare il prodotto è brevettato, quindi la formula è veramente molto speciale. Contiene 4 carboidrati che arrivano all'atleta, al biker, in maniera sequenziale, quindi questo significa che l'energia arriva in maniera lenta e graduale e dura veramente a lungo. Ecco, se volete capire qualcosa di più, magari andate a vedere sul nostro sito, guardatevi un po' il video e avrete a disposizione tutti i dettagli per capire veramente a fondo di che cosa si tratta. Ci troviamo in uno stand molto particolare, anzi molto innovativo, e siamo in compagnia di Marco Sbragi. Ciao a tutti, allora siamo un'azienda giovanissima, abbiamo giusto 5 anni e siamo nati intorno a un progetto nuovo di approccio scientifico all'allenamento. Abbiamo
sviluppato un sistema che sostanzialmente è uno strumento di misura e permette un approccio scientifico a quello che è l'allenamento, cioè ci basiamo sul binomio costante di valutazione delle caratteristiche e dei valori dell'utente ed erogazione dei carichi allenanti sulla base di questi numeri, che vengono continuamente verificati, perché l'allenamento naturalmente porta a una variazione, a un incremento di questi numeri, e perciò gli allenamenti, che sono uno diverso dall'altro, da fare sempre in indoor perché noi lavoriamo in questo ambito qui, vengono costantemente adattati non da un sistema automatico ma da un coach che analizza ed eroga il conseguente allenamento, e in maniera che il sistema lo esegua totalmente in automatico, perciò lasciando all'utente soltanto la necessità di pedalare seguendo i ritmi di pedalata che gli vengono richiesti dal sistema stesso. È un approccio che dà risultati sorprendenti, proprio perché applichiamo un metodo. La scienza ha un qualche cosa che spesso è un po' lasciato invece a un sistema empirico di valutazione, e tutti i nostri clienti infatti diventano innamorati di questo sistema, che con pochissimo carico di lavoro, perché nei periodi di maggiore intensità, tipo quelli invernali, di preparazione invernale, noi consigliamo di fare una sessione ogni 3 giorni. Una sessione da 1 ora ogni 3 giorni è un carico di lavoro assolutamente accettabile per tutti. I risultati che si ottengono sono risultati eclatanti. E, come dicevo, è un sistema indoor, abbiamo curato anche la possibilità di utilizzarlo facilmente a casa, perciò è uno strumento leggerissimo e soprattutto estremamente silenzioso, perciò alla sua grande valenza di novità data dall'approccio scientifico all'allenamento abbina anche uno studio che abbiamo fatto sulla fruibilità del sistema, perciò da qui la grande innovazione del nostro prodotto. Revolutionary training for amazing performance. Ne abbiamo già viste tante di biciclette, adesso non ci resta che provarne una. Siamo qui nell'area Merida e proviamo questa bicicletta fantastica, pedalata assistita, Anne Bike, che ormai sta prendendo il posto della classica bicicletta. Ti aiuta tantissimo, soprattutto in salita. Adesso faremo una prova test su una pista, ok?